protesta, oggi un nuovo incontro, quali sono le novità? La protesta prosegue e non si ferma qui, perché fino adesso non siamo riusciti a fare valere le nostre ragioni, che sono le ragioni di un mondo, quello dell'agricoltura, che è già in ginocchio per tanti motivi, non ultimo per le difficoltà atmosferiche, ma un mondo che potenzialmente esprime risorse produttive. Quindi da questo punto di vista noi siamo qui per esprimere il nostro no alla tassa sul limo agricolo, che rappresenterebbe un colpo mortale per il sistema delle imprese nel mondo dell'agricoltura. Il mondo dell'agricoltura non può essere considerato come un bancomat da parte del governo nazionale, peraltro diciamo, per prelevare a bancomat ci vogliono i soldi nelle casse e nel mondo dell'agricoltura questi soldi non ci sono per le difficoltà che vive il sistema. E sicuramente non può essere considerato bancomat. Noi invece dal governo Renzi ci aspetteremmo iniziative in grado di sviluppare ulteriormente questo settore, perché è un settore produttivo vitale, in particolare per la nostra regione e per la nostra provincia. Noi abbiamo bisogno di benzina per mettere in moto questo settore, un settore che peraltro dalle norme dell'Unione Europea viene considerato come un settore che può dare sviluppo e occupazione. Quindi da questo punto di vista occorre benzina e non un freno alle attività produttive.